Bene, buongiorno a tutti, cominciamo, visto e considerato che insomma i tempi sono stretti, è sabato mattina, quindi tutti noi abbiamo ovviamente diritto di avere, tutti voi chiaramente, diritto di avere spazio per gli impegni personali. Allora, siamo giunti al momento della chiusura effettiva del carnevale. Un carnevale che quest'anno, devo dire, si è annunciato alcuni mesi prima del suo inizio come fonte di qualche preoccupazione, devo dire, soprattutto per quelle che sono state le regole alle quali siamo dovuti sottostare in qualche modo, e che però devo ringraziare tutti, davvero tutti quelli che hanno contribuito a far sì che questa cosa sia la manifestazione che noi tutti ci aspettavamo fosse, e quindi una manifestazione bellissima, e ringrazio davvero tutti perché effettivamente è stato un bellissimo carnevale. Abbiamo avuto una magnifica sfilata, siamo stati graziati da un tempo splendido e in effetti, come io ho detto nel momento delle premiazioni, la sfilata è stata veramente l'apoteosi e il carnevale lo hanno vinto tutti voi, a prescindere dalla classifica, eccetera, perché è stato davvero, davvero una manifestazione meravigliosa. Le serate sono andate benissimo, ho tediato anche chi si occupava un po' di quella che era sia la sicurezza in generale sul territorio, ma chi si occupava anche della parte sanitaria, andandoli a trovare abbastanza frequentemente, perché chiaramente anche quella è una piccola fonte d'ansia, ma in realtà veramente posso dire che è andato tutto magnificamente bene. Quindi davvero un grandissimo ringraziamento a tutti voi. Con l'auspicio che questo carnevale sia solo l'inizio di una serie di carnevali lunghissima nei quali la macchina funzioni esattamente tanto quanto ha funzionato quest'anno. Non pretendo neanche nulla di più. Così come è stato quest'anno, io lo vorrei per i prossimi 100 anni sicuramente, nei quali io non sarò ovviamente tranquilli, però insomma, questo è, no? Intanto per i prossimi 100, dopo vedremo. Bene, parola all'assessore, al presidente. Scusate il protocollo, perdonemmi, il protocollo. Presidente, grazie a tutti, la parola è la stessa. Ciao, solo una sottolineatura, perché anche in questi giorni che gli articoli parlano di sicurezza o altro, durante i carnevali abbiamo avuto un problema di, un po' più dell'altro, ma nel giro di un quarto d'ora, no? Sono stati gli autori di questa aggressione, sono stati consegnati alle forze dell'ordine. Perciò il sistema carnevale è un sistema che funziona, è un sistema che dà risposta, e questo noi vorremmo farlo sapere, però non passano. Questi articoli qua fanno difficoltà a passare quando le cose funzionano. Perché vorremmo che passi questo genere di informazioni? Perché uno sa che se viene qua a fare una nel giro di un quarto d'ora ha gli angeli custodi che per le successive ore sono con lui. Perciò un ringraziamento a tutta l'organizzazione del carnevale, perché dalle forze dell'ordine, ai dipendenti del comune, alle compagnie, ai DJ, a tutti quelli dei grattini, cioè a tutti coloro che stanno sul territorio, perché le informazioni arrivano in maniera talmente veloce che veramente riusciamo a coordinare bene. Perciò credo che su questa organizzazione che abbiamo messo in piedi, abbiamo passato circa 16 ore in commissioni prefettizie quest'anno, però sono ore che poi sono arricchito personalmente, perché abbiamo anche incontrato persone con cui si poteva dialogare, non c'erano solo delle imposizioni, però hanno fatto sì che questa manifestazione, assieme alla Barcogliana, venga vista
dalla prefettura come le manifestazioni maggiori a Trieste, quelle di punta, cioè quelle dove vanno sperimentate anche le varie innovazioni e i vari coordinamenti. Perciò credo che possiamo cominciare, se Sabrina mi dà l'ok, perché senza Sabrina no. Cominciamo così? Okay. Allora, prima quelli che passano la maggior parte a gestire il quello che si pronto. Okay. Direzione sanitaria A Suite Trieste. Il sistema 118. Il Dipartimento delle Dipendenze. Servizio Overnight. Grazie. Ma poi strada, era solo Gheia. Croce Rossa Italiana convenzionata con Asuit. Non c'è. Sogit. ASE Onlus. Non c'è. Distretto 3. Quello che è. Una delle telefonate che arriva sempre prima del carnevale è la Gabriella D'Ambrosi, dove mettiamo le macchine. Prima, è la prima cosa che mi spostate, le macchine. Dove mettiamo le macchine? ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà. Poi passiamo alle forze dell'ordine. Commissariato di Polizia di Stato Muggia. Allora, grazie, dottor Vecchietti, grazie. Nonostante le quando fai telefonate che Vecchietti. Questo è terrore. Terrore corre sul filo. Terrore, grazie. Carabinieri di Muggia. La Guardia di Finanza di Muggia. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. Aspetta. Vigili del Fuoco di Staccamento di Muggia. Tutto. Fatto bene, perché ci stai ampiamente avvisati, avvertiti e allertati. Dunque, no? Poi dal servizio di polizia locale. I loro colleghi che danno vita al sindaco a Trieste, te vuoi che ne chiede il presidente della compagnia di Carnevale. Almeno me l'ha dato e mi ha messo a posto. Il piazzo ha già fatto anche a Muggia. La nostra protezione civile. Grazie. L'Associazione Nazionale Carabinieri. Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia. Loro hanno un compito ingrato, quello di gestire le scelte per di persone un po' su quell'età. Dunque il compito più ingrato. Perché per le persone su quell'età? No, non ho detto che mi ha fatto. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Il
pompieri volontari di Trieste, non c'è. Alexa divisione investigazioni, non c'è. Siamo ai altro blocco. Il servizio trasporto pubblico locale e regionale della regione Friuli Venezia Giulia, che non c'è, faremo arrivare. La Trieste trasporti manca. L'ufficio promozione della città. L'ufficio manutenzione del comune di Murgia. Tutti gli altri, ogni tanto me l'abbiamo preoccupare, ogni tanto. La NET azienda pulita, non c'è? Anche perché per essere una contestazione, per questo non faccio la posta di nome. La Flash, SRL di Vincenzo Rovinelli. Poi passiamo a quelli che sono gli attori principali, l'Associazione Compagnia del Carnevale, Paolo, la stazza di Paolo è anche un po' da materasso, perché ogni tanto quando il presidente scappotta, allora poi Paolo ricostruisce. Bellezze naturali, non ci sono. La Brivido. Compagnia Buglie Pupe, sì. Compagnia Lavora, Compagnia Lampo, Compagnia Mandriol. Compagnia Ongia, grazie. Compagnia Frottola, non da via. E dopo una pergamena speciale, sempre accompagnato proprio per i 50 anni di attività. Grazie. Approfitto dell'occasione per invitarvi tutti quanti quest'estate durante il carnevale estivo che la Trottola ci darà una mega torta per i suoi 50 anni. Ha fatto tutto Mario. No, sì, ha fatto tutto Mario. E dopo dopo le compagnie, coloro che alla fine sono sempre quelli che raccolgono. La giuria. Il presidente della giuria. Ok, comunque complimenti anche a voi e... quando esci di qua, coperti e sotto i muri e via. Sotto scorta. Grazie. La madrina del carnevale, non c'è, e dopo, lui, immancabile, re carnevale. Sì che c'è.
grande Antonio Giacomini. Ok. Vai. Ecco, vai. Un altro collaboratore dell'organizzione è Claudio Micali. C'è? Sì, o Claudio Stamai. Non va a vedere neanche lui. Gastronomia e cuoco, gli amici della Mega Frittata, passeremo a consegnare. Dopo, l'ingegner Sponza, Giorgio Sponza, che ci segue in questa avventura ormai da quanti anni sui carri? 15. E poi quest'anno ha predisposto tutto il piano di sicurezza. Abbiamo cominciato a lavorare in novembre. Grazie ingegnere. Gli amici del Bagno della Verdura. E amici dei Fryer, quindi a Pergamena la Conf Artigianato, Conf Artigianato, che non c'è. Bene. Dario. Siamo giunti alla fine, qui c'è quest'anno proprio un brindisi, perché con tutte le transenne che fa mettere le piette non resta più soldi. Quando sono da questa parte, perciò ringrazio tutti quanti, c'è un piccolo rinfresco qua nella sera qua avanti per un brindisi di ringraziamento a tutti e credo che squadra che vince non si cambia, perciò quest'altro anno potremo già... Grazie ancora.